Presidente, un commento su questa partita? Una gran bella partita al primo tempo, un po' meno bella al secondo tempo. Noi abbiamo giocato molto bene il primo tempo, il secondo tempo abbiamo giocato le palle. I nuovi arrivi, Marchi e Bellomo, stanno dimostrando la loro qualità? Sicuramente sì, sicuramente sì. Beh, questa è una fortuna perché almeno non ci sono rimpianti. Troppo lontano il Padova? Beh, sì, sono 400 km. Bove, comunque una buona Presidente Vidaugio disse anche sulla Reggiana. Buona. Però la pensavo, da come la descrivevano, pensavo che... cioè l'abbiamo temuta anche se ha giocato meno bene nel primo tempo. Nel primo tempo abbiamo giocato la pari, però la Reggiana è una nostra squadra. Ma voi nel primo tempo avete corso più di un podista, insomma. Ma io gli ho dato il pepe. Ah, bello. Però è durato solo un'ora purtroppo. E ne ho messo poco. Ne ha messo poco. Grazie Presidente. Dicevo Bove, Bove sta conquistando il posto da titolare come regista. Sì, però deve avere più continuità, perché se lo metti fuori, lo lasci dentro, quello calda e freddo, capito? Dovrebbe dargli più fiducia. Dovrebbe giocare più spesso. Più che una formazione titolare, come si usava una volta. Beh, anche questa panchina è una formazione titolare, questo che non ci abbiamo in panchina, quindi no, abbiamo una grossa formazione, abbiamo una grossa panchina. Abbiamo 20-24 giocatori quanti sono, tutti eccellenti. Oggi un turno pro Padova, diciamo, Padova ormai è più 10. Padova, non è che Padova oggi si pensava che potesse fare l'illusione che il Santa Caterina faceva 1-0. Tutta un'altra cosa. Però anche i playoff sono importanti, anche un eventuale secondo posto sarebbe importante. Diventa difficile anche il secondo posto, signori, perché c'è la Pisanova, c'è una partita in più di noi, però la Pisanova mi sembra, no? Sì. La Reggiana però c'è una meno di noi, quindi poi siamo tutti a il Bassano che ha fatto oggi. Pareggiato. Quindi adesso bisogna pensare al secondo posto, senza pensare più al Padova. Ma sicuramente, no, Padova giusto là. Ma ripeto, tutto può succedere nel calcio, sarebbe veramente una cosa eclatante, però aspettiamo. Grazie.